praticamente non dico nulla sul piano politico, salvo una cosa, sul libro La strada percorsa. Leggetevi le sintesi finali di ogni capitolo, che raccolgono esattamente in sintesi un periodo storico dei processi politici. Sono delle cose migliori che si possono leggere, delle cose migliori anche che lui ha scritto. Diciamo, mi colpiscono sempre, diciamo. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è una cosa quasi di tecnico organizzativa, nel senso che con lui ho partecipato negli anni 70, 80 e anche credo un po' negli anni 90 a molte riunioni del segretariato unificato, del comitato esecutivo internazionale, della quarta internazionale, che a differenza di adesso, allora il segretariato unificato si riuniva ogni due mesi, anche per 4-5 giorni o più, insomma. Quindi sessioni abbastanza lunghe che per una fase avvenivano per la maggior parte ad Amsterdam, in questo centro sociale, culturale, studi, diciamo, messo in piedi dalla quarta, e gradevole, salvo per un aspetto, che le stanze erano in realtà celle monacali, molto strette, molto piccole, il bagno era fuori, le docce, e con le due letti, cioè con un letto a castello. E noi abbiamo sempre funzionato molto bene perché avevamo imparato sostanzialmente dei tempi, una tecnica che ci permetteva nel momento di alzarsi, di lavare, di spostarsi, di vestirsi, eccetera, per cui uno era fuori o era giù, l'altro era su, poteva scendere senza mettere i piedi sulla testa di quello sotto. E volevamo sempre stare insieme perché noi avevamo imparato esattamente questa manovra, diciamo, per poter sopravvivere alcuni giorni in una cella monacale e quindi partecipare poi alle discussioni avendo dormito, avendo potuto lavarsi adeguatamente, eccetera. E infatti lui, che arrivava prima, prenotava la cella e dicendo poi arriva Franco, esattamente perché in questo modo potevamo sopravvivere e sviluppare queste riunioni. Guardate che non è una cosa da poco, in realtà è una forma anche di saper organizzarsi. Seconda cosa, invece, più che della vita e anche politica, che è esattamente l'ultima volta che ho visto Livio. A casa sua mi ha chiamato, mi ha tenuto due ore, mi ha fatto vedere tutti i dossier, tutti i libri e mi ha detto: questi dossier vanno all'Università di Parigi tal dei tali. Questi vanno in quell'altro posto, questi restano all'organizzazione, e mi ha tenuto due ore per darmi queste disposizioni. E subito non capì, perché le sue condizioni fisiche credevo non fossero tali, per cui di lì a 15 giorni non ci avrebbe lasciato. La sua fu una lucidità totale, tanto è vero che uscendo telefonai a Marco e dissi: ma tuo padre come sta? E Marco mi disse: no, ma mio padre, diciamo, non c'è un pericolo di vita, ha molti problemi, molte, però non c'è questo. In realtà la cosa era molto semplice, che lui non riusciva più a leggere e a scrivere nelle modalità con cui lui aveva sempre operato. E in modo assolutamente lucido e razionale, ed è questo l'aspetto, diciamo, di grande ammirazione, diciamo, lucido e razionale, decise che il suo percorso, la sua strada, si era conclusa, che non aveva più senso proseguirla in una forma in cui era soltanto più un'attività di sopravvivenza e non di vita come l'aveva sempre operosa, come sempre lui l'aveva concepita. Però non è da tutti avere questa consapevolezza lucida che il proprio tempo è finito, che non può più operare o fare come prima, che allora è meglio spegnere l'interruttore.
perché Livio ha spento l'interruttore, ha deciso a un certo punto che non aveva più senso quella vita che stava conducendo, perché non poteva più fare come prima, non poteva più essere un soggetto pienamente pensante e interno alle battaglie politiche, quelle battaglie politiche che l'ha sempre fatto. E questo è anche un insegnamento, o diciamo un'ammirazione forte per un atto, per una capacità di comprendere, non solo nella fase positiva ascendente della vita di lucidità, ma anche nella fase in cui la vitalità, le forze fisiche mancano e quelli intellettuali cominciano a scendere. Lui non ha voluto scendere a un livello di pura sopravvivenza, ma ha voluto fino in fondo essere quel che era stato durante tutta la sua vita, e questo sinceramente mi colpì tantissimo ed è un esempio non solo politico, diciamo di insegnamento politico, ma anche di vita.